Benvenuti nella prima parte del video che riguarda il mio nuovo laboratorio. Innanzitutto, per riuscire a liberare questo spazio qua, ho dovuto scartabellare e buttare via delle cose, mi sono fatto un mazzo così. Poi mi è stato regalato questo fantastico cavalletto sul quale ho adattato in maniera abbastanza singolare l'attacco per il telefonino. Un mio amico mi ha regalato questo stupendo cavalletto. Potete vedere, è un cavalletto veramente bello, si allunga un sacco, è tutto in alluminio massiccio ed è di quelli che si usano per montarci sopra le stazioni di rilevamento meteorologico ambientale, quindi veramente un oggetto di qualità. Prima io utilizzavo questo cavalletto qui, un cavalletto che ho trovato nell'immondizia, come potete vedere è tutto rotto, però aveva il suo, diciamo, il suo supporto per la macchina fotografica che si abitava qua dentro. Adesso questo cavalletto qua non ce l'ha più e io voglio farvi vedere come ho fatto per adattargli il vecchio supporto. Semplicemente ho preso da un vecchio progetto queste ruote di rollerblade, gli ho tolto i cuscinetti a sfera in questa maniera qui, ecco qua, uno e due, perché a me serviva soltanto la ruota. Poi ho preso questo bullone che ha lo stesso passo della vite qua, ok, e sopra semplicemente gli ho messo questa ruota fissando tutto con della colla a caldo. Dentro questa ruota ci entra, diciamo, il supporto che entrava lì dentro, quindi fissandolo tutto con la colla a caldo ho ottenuto questo risultato qua, ecco qui, vedete? In questo modo io posso avvitare e svitare il supporto per la macchina fotografica, per la telecamera, per quello che più mi serve, agevolmente. Ecco fatto. Poi ci sono state delle novità, nel senso che ho fatto questo mobiletto qua. Questo mobiletto qua era già un pensile che avevo della cucina che non mi serviva più, sul quale ho attaccato questo tubo e ho realizzato questa sorta di binario con una staffetta di metallo. Dentro c'è un cuscinetto a sfera in modo tale che non scappi via e lo faccia scorrere, avvitato, e una staffettina a L sulla quale appoggerò poi la mia telecamera per poter fare delle riprese diverse, per poter far vedere dove lavoro. Ho messo anche una piletta e vi faccio vedere un pochino come l'ho realizzato. Ho recuperato dalla mia vecchia cucina questo pensile che non usavo più e tenevo qua su sto soppalco. Questo lo voglio riutilizzare perché, a parte che è carino, ma potrebbe diventare molto utile per riporre poi viti e quant'altro nei cassetti. La cosa che voglio fare è appenderlo ovviamente in alto, ma già che ci sono volevo fargli una modifica. Grazie a questo tubo di PVC e dei cuscinetti a sfera volevo creargli una sorta di binario alla quale attaccare la telecamera, il telefonino con il mio supporto magnetico, in modo tale da poterlo far scorrere avanti e indietro e poter fare delle riprese anche diverse, o meglio ancora inquadrare il punto in cui sto lavorando, anche perché questo lo voglio montare proprio sopra il banco di lavoro. Mi sono procurato questo tubo idraulico che è uguale a quello che avevo usato per il bazooka e adesso lo taglio e poi vi faccio vedere cosa ho intenzione di fare.
Infine ho recuperato nell'immondizia questo pannello che era uno di quegli assi per lavare i panni. La bella lavanderina, la bella lavanderina. Ho realizzato questa, diciamo, parete porta attrezzi in modo tale da avere un pochino più di ordine e non il solito barattolo pieno zeppo di roba, per poter anche lavorare un po' più comodamente. Ragazzi, questa è la prima parte di questo video. In futuro ne arriveranno altri strumenti, altre cose, vi farò vedere pian piano se riuscirò a fare delle modifiche del tutto fai da te, personalizzate sugli strumenti di lavoro. E questa parte di laboratorio a me piace, datemi consigli se ne avete, perché io sono tutto orecchi su questo genere di cose. Vi faccio vedere cosa mi rimane ancora da fare, impazzirete. Ecco, guardate che burdello che c'è ancora qui, infinito. Vabbè. Alla prossima, ragazzi, grazie.